Ha fatto tappa alla Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Viareggio la visita ufficiale in provincia di Lucca dell'ambasciatore di Tunisia in Italia, Moez Sinaoui. Un tour voluto per incontrare le istituzioni locali e visitare le maggiori realtà culturali e commerciali della zona legate alla Tunisia. Dopo il ricevimento, mercoledì pomeriggio in prefettura a Lucca con le maggiori autorità, l'ambasciatore ha visionato in anteprima la mostra del pittore tunisino Moses Levy, che sarà inaugurata alla GAMC domenica 3 febbraio. Accompagnato dal console di Emilia-Romagna Davide Cappeddu e dal console di Firenze Gualserio Zamperini, insieme al presidente della Fondazione Festival Pucciniano Alberto Veronesi, gli assessori Manzo e Lombardi, ha visitato la galleria e parlato dei prossimi progetti legati a Viareggio. Sì, anche un altro lato della cooperazione culturale che vogliamo fra la Tunisia e Viareggio, e dunque andrò al Pucciniano provando di portare Puccini in Tunisia in un concerto questo estate. Questa mattinata ha un grande significato, nel senso che questo pittore, Moses Levy, è stato nato in Tunisia e ha vissuto in Italia, è rimasto tutta la sua vita fra la Tunisia e l'Italia, illustra i rapporti molto approfonditi fra i nostri paesi, ma questo dal secolo scorso. È un grande pittore, una grandissima mostra, 115 quadri, veramente sono rimasto impressionato. La mostra Moses Levy ritornerà sul mare alla dolcezza, che sarà svelata solo domenica, resterà aperta fino a settembre. Un ricco repertorio di opere, in tutto 115, fra le quali 36 inediti e 19 opere donate nel 1996 dalla famiglia Levy alla città di Viareggio.